L'amministrazione comunale, per fronteggiare l'emergenza loculi che stiamo vivendo giornalmente, ha come obiettivo innanzitutto di portare delle azioni che possono permetterci entro il 2021 di debellare talmente tale emergenza. È comunque anche nostra intenzione informare costantemente il cittadino su tutto ciò che si sta facendo. Ricordiamo che l'affidamento dei lavori per l'estumolazione al reparto numero 13 ci darà una bella boccata d'ossigeno perché avremo a disposizione 241 loculi da utilizzare. Il successivo avviso già pubblicato con relativo elenco sulle salme da estumolare nel reparto numero 35 ci permetterà di rientrare in una situazione di normalità. Ricordiamo che tutto questo tramite le traslazioni che devono essere necessariamente fatte e che non possono essere effettuate dal 1 di maggio fino al 30 di settembre, quindi diciamo con una prima tranche di lavori che terminerà il 30 di aprile e che riprenderà poi dal 1 di ottobre, seguendo un cronoprogramma che ci siamo prefissati e che dobbiamo assolutamente completare entro la fine dell'anno. Vogliamo informare il cittadino di essere chiari su tutto ciò che si sta effettuando e ricordiamo che a seguito dell'ordinanza sindacale numero 22 del 13 febbraio 2020, quello che stiamo facendo adesso è occupare temporaneamente loculi che sappiamo benissimo sono di proprietà di terze persone mediante una concessione che hanno ottenuto pagando tra l'altro per avere questo spazio. L'occupazione temporanea è stato un atto di coraggio e dovuto da parte di questa amministrazione come unica soluzione, perché rischiavamo altrimenti di trovare gli ambienti, gli spazi cimiteriali con un ammasso di salme, dico che non vogliamo neanche pensarci, dico una cosa veramente poco gradevole. Quindi l'ordinanza sindacale sta permettendo l'occupazione temporanea, sono state fatte le procedure di pubblicazione, giustamente il cittadino, magari che non è venuto a conoscenza per diverse motivazioni, può magari prendere male questa cosa. Noi oggi siamo qua per rassicurare il cittadino, anzi, lo vogliamo ringraziare perché il cittadino in questo momento sta giocando un ruolo fondamentale, la sua disponibilità in questo senso gioca un ruolo fondamentale perché il cittadino mazzarese in questo modo sta aiutando l'amministrazione, manifestando anche sostegno alla collettività per risolvere un problema che intacca tutti. È doveroso far portare avanti e permettere un'onoranza funebre a una salma che arriva a un cimitero. Quindi, ripeto, noi ringraziamo i cittadini che ci stanno permettendo di fare questa cosa e vogliamo rassicurarli perché noi abbiamo un cronoprogramma molto, molto dettagliato e grazie anche all'inserimento delle somme nel piano annuale delle opere pubbliche di circa 600.000 euro che permetteranno la costruzione anche di nuovi impianti e nuove strutture nella parte nuova e anche nella parte vecchia del cimitero, noi siamo sicuri che usciremo da questa emergenza che ci siamo trovati davanti, non è una cosa che giustamente ci siamo trovati davanti e abbiamo dovuto necessariamente fare un qualcosa per ottemperare. Grazie a queste misure noi siamo certi che entro il 2021 tutto ritornerà al proprio posto, quindi state tranquilli, e a partire dal 2022 le cose torneranno ad essere effettuate seguendo i cicli che precedentemente c'erano. Quindi vi ringraziamo, vi continueremo a tenere aggiornati, anzi ne approfitto per invitarvi a visionare gli elenchi che sono stati pubblicati anche sulla piattaforma istituzionale o anche in presenza negli ambienti cimiteriali sull'estumolazione delle salme, delle 251 salme che saranno estumulate dal reparto numero 35. Ricordiamo che trattasi di concessioni superiori a 50 anni, quindi scadute, che possono essere, seguito vostra richiesta, presso i nostri uffici, rinnovate e quindi noi assolutamente terremo conto di questa eventuale vostra richiesta. Grazie.